Ciao a tutti, con questo video vorrei semplicemente integrare con qualche nozione tecnica in più i vari video che sta facendo Alex sulla pasta per aiutare il consumatore nella scelta finale. Prima una cosa importantissima: gli spaghetti non li ha portati Marco Polo dalla Cina. Questo falso mito nasce da un'invenzione di un giornalista americano che la partorì nel 1928 e la pubblicò sulla rivista Macaroni Journal. In realtà la prima forma di pasta secca, così come la conosciamo oggi, cominciò ad apparire nel Medioevo, nel Mediterraneo, tra gli arabi che la portarono in Italia verso l'anno 1000, con l'invasione della Sicilia. In Sicilia fu inventato anche il primo formato di pasta, la cosiddetta itria, che si sviluppò anche dal punto di vista commerciale. Questo perché, essendo un formato di pasta stirato e filiforme, si conservava per più lungo tempo. Praticamente l'antenato dei vermicelli, o meglio degli spaghetti. Ma veniamo a noi, vediamo come è fatta e come deve essere fatta la pasta italiana. Deve essere preparata solo con semola di grano duro e la legge italiana vieta l'utilizzo degli sfarinati di grano tenero, le classiche farine di tipo 0, 00, eccetera. La pasta italiana è fatta in generale anche di grano proveniente anche dall'estero. Infatti sull'etichetta vedere la dicitura UE e non UE. Questo perché il grano italiano non basta, ad eccezione di alcune marche che dichiarano esplicitamente che è fatto di 100% di grano italiano. Ricordiamo che c'è l'obbligo di indicare il paese di coltivazione della materia prima in etichetta per la pasta di semola di grano duro, insieme a quello della molitura. Una precisazione: ricordiamo che utilizzare esclusivamente il grano italiano non è necessariamente una garanzia di qualità superiore. La pasta deve essere essiccata alla giusta temperatura e con i giusti tempi. In generale ci sono due modalità, quella a lenta essiccazione e quella veloce. In generale la prima è condotta nei piccoli laboratori artigianali, mentre la seconda nei pastifici industriali. In generale parliamo di lenta essiccazione quando lavoriamo al massimo a 50 gradi centigradi e di conseguenza a tempi che vanno dalle 18-20 ore in su, addirittura fino a 60 ore. Operando in questo modo, secondo gli esperti pastai, la pasta riesce a mantenere le qualità della semola in termini di vitamine e di apporto proteico, e in particolare di gusto e di profumo. Man mano che la temperatura di essiccazione aumenta, e quindi si accorciano i tempi, le proprietà appena citate vengono perse. In questo caso quindi parleremo di essiccazione veloce. Siamo nell'ordine di tempi che vanno dalle 4 alle 10 ore e di temperature fino agli 80 gradi. Ho trovato una conferma di ciò in una tesi di una studentessa di agraria che metto in descrizione. Con l'aumento della temperatura per velocizzare la fase di essiccazione si è notata una variabile perdita di lisina e metionina, che sono due aminoacidi essenziali, e anche di vitamina B1. Inoltre un altro studio pubblicato sulla rivista Food Research International dimostra che l'alta temperatura in fase di essiccazione comporta un peggioramento della qualità di cottura della pasta. Un metodo per capire se la pasta è stata essiccata a temperature troppo elevate è quello di ricercare all'interno la furosina, che è un composto che deriva dal danno termico e che si forma durante l'essiccazione. Ora faremo un esperimento curioso che ha fatto già qualche anno fa la trasmissione Report e vediamo se otteniamo gli stessi risultati. Attenzione, in questo esperimento non si vuole dimostrare che una pasta è più salutare o più digeribile di un'altra, ma semplicemente far vedere come un processo diverso porta ad un risultato diverso. Ecco, ora metteremo a bagno per 12 ore in acqua fredda due differenti tipi di pasta. A destra abbiamo una pasta dove è dichiarato un'essiccazione di almeno 18 ore, ecco qua, e dall'altra una pasta più commerciale dove si ipotizza che i tempi di essiccazione siano minori di 10 ore. Ok, li lasciamo a bagno per 12 ore e domani vediamo cosa succede. Sono passate 12 ore e adesso andiamo a vedere a che punto sono gli spaghetti. Ecco,
vedete che praticamente gli spaghetti con essiccazione 18 ore tornano praticamente alla loro origine, acqua e semola di grano duro. Con essiccazione veloce invece lo spaghetto è totalmente, anche cercandolo di spappolare sotto la mano, è molto più consistente. Un altro punto molto importante, la pasta non deve per forza cuocere in acqua bollente a 100 gradi per tutta la durata prevista. Come ci spiega Dario Bressanini nei suoi video, durante la cottura avvengono questi tre fenomeni. Il primo passo è la diffusione dell'acqua dall'esterno all'interno del corpo della pasta, che possiamo chiamare reidratazione, cioè l'acqua per capillarità penetra nei pori presenti sulla pasta, che vengono riempiti quindi d'acqua. Il secondo passo è che deve avvenire la gelatinizzazione dell'amido, che avviene dai circa 60 gradi in su, cioè i granuli di amido si gonfiano assorbendo acqua e formano una specie di gel. Terzo e ultimo fenomeno è la denaturazione e coagulazione del glutine. Ricordate del glutine? Ne abbiamo già parlato per la pizza, dove si usano però farine di grano tenero. Qui abbiamo a che fare con farine di grano duro, che avendo un glutine più forte, in teoria all'interno predominano le glutenine invece delle gliadine, quindi predominano i ponti di solfuro, che permettono alla pasta di tenere in cottura, quindi di non sfaldarsi. Ecco quindi che in cottura, tra i 70 e gli 80 gradi, avviene la denaturazione e la coagulazione del glutine, che permette alla pasta di assorbire altra acqua e quindi di far procedere e terminare il processo di cottura. Praticamente è quando la pasta diventa giallo oro. Quindi concludendo, basterebbero circa 80 gradi per cuocere la pasta. Andate a vedere i video di Dario Bressanini e scoprirete come cuocere la pasta spegnendo i fornelli. Quindi, riprendendo un po' il punto precedente, una caratteristica richiesta è che il grano duro deve contenere un valore minimo di proteine in grado di formare sufficiente glutine che permette di trattenere l'amido. Ora un esperimento curioso e una questione che divide gli italiani. Preferite le penne lisce o quelle rigate? Provate a fare questo esperimento e vi renderete conto che la penna liscia è meglio. Penne trafilate al bronzo, stesso sugo, stessa marca, da una parte abbiamo la penna liscia e dall'altra la penna rigata. La penna rigata forse trattiene il sugo in modo meno omogeneo e ha delle zone in cui c'è più sugo e in zone in cui c'è meno sugo. Comunque la riga alla fine svolge la sua funzione. Vedete che comunque la distribuzione del sugo sulla penna liscia, essendo trafilata al bronzo, è abbastanza omogenea, quindi trattiene comunque il sugo. Allora proviamo prima la penna rigata e ora la penna liscia. Allora, a parità di sugo confermo che la penna liscia dà una sensazione migliore in bocca per la sua consistenza particolare, mentre questa qua è diciamo normale, classica. Quindi voto per la penna liscia, sarò uno dei pochi che la mangia. Questo argomento divide gli italiani. Da una parte abbiamo gli chef stellati che ci spiegano che la pasta liscia trafilata al bronzo cattura il sugo sulla superficie in modo uniforme, mentre la rigata no. Il rigo esprime un limite, un difetto della pasta. In più appunto quella rigata, se la guardiamo al microscopio, in fase di cottura è fatta da tante punte e non cuoce quindi in modo uniforme. La base delle punte e il corpo cuoce correttamente, mentre le punte scuociono. Quindi le punte si disfano e impastano prima l'acqua di cottura, poi il sugo. Ma attenzione, quest'ultimo fattore è visto come punto di forza da chef minori, sostenitore della penna rigata, perché l'amido disperso nell'acqua di cottura crea la base per fare una cremina fantastica. Chi ha ragione? Nessuno, o meglio i consumatori. Infatti il 95% degli italiani compra le penne rigate.
Riassumendo, la pasta liscia nasce nelle botteghe artigianali come quella trafilata in bronzo. Il bronzo crea la superficie rugosa necessaria per far aggrappare il sugo. Nei pastifici industriali, per questioni di costi, di minore usura dei materiali e soprattutto di maggior velocità di produzione, utilizzano il teflon, che non dona alla superficie la stessa rugosità. Utilizzano quindi lo stratagemma della penna rigata per sopperire a tale mancanza. In Italia il 70% della pasta è prodotta con il teflon ed è per questo motivo che non amiamo le penne lisce del supermercato, che non trattengono il condimento. Quindi per assaggiare una buona penna liscia dovete reperirla in un pastificio artigianale. Ora alcuni punti per riconoscere la pasta migliore. Il colore deve essere vicino a quella della semola di grano duro. Le paste troppo dorate o ambrate e in generale quelle di colore troppo scuro hanno subito un'essiccazione a temperatura troppo alta. Non fa bene al prodotto e neanche alla salute. La pasta deve essere piacevole alla masticazione e non quindi smollata, non troppo collosa, parliamo quindi di tenuta di cottura. Se un prodotto dopo cottura rimane morbido fuori e duro dentro, è indice che la qualità di grano usata non è di qualità. La nervatura interna può essere dovuta ad amido non completamente gelatinizzato. Se l'acqua di cottura diventa troppo torbida, significa che c'è un rilascio eccessivo di amido. Questo perché contiene poco glutine o di scarsa qualità. La pasta deve assorbire bene il sugo. Una pasta deve avere un buon odore e sapore di grano, di pane tostato. Infine, se vogliamo parlare di sicurezza alimentare, parliamo di DON, che è una micotossina che può crescere sul raccolto in campo o durante lo stoccaggio. Altro Consumo ha testato 25 paste del supermercato e lo ha trovato su 20 di queste. Fortunatamente in tutte con valori al di sotto dei limiti di allarme previsti dalla legislazione. Attenzione però che questa micotossina è presente anche in altri prodotti a base di grano e bisogna tenere conto dell'effetto di accumulo. Se avete domande o commenti da fare, lasciateli pure qui sotto. Buona pasta e al prossimo video!